Ecco, avete proprio ragione, professore. Con il professor Antonio Battista stiamo trascorrendo la mattina a Casalice. Il professor Antonio Battista è accademico di storia dell'arte sanitaria, collabora con la Radio Vaticana e nel 2000 ha fondato l'associazione culturale Amici delle Piante. Per questo volume, che si intitola Salute e bellezza con le piante, ha ottenuto il premio scientifico Cesare Serono, professore. Serono, sì. E ha anche altri progetti per... Sì, come no. Io amo talmente le piante che le voglio difendere da tutti. Non vorrei che si tagliasse neanche mai una pianta. Però per curarsi con le piante, eccetera, le piante bisogna tagliarle. Difatti sono in contraddizione molte volte. Però se si colgono veramente quando servono, allora posso anche starci. Parlava prima di un olio della bellezza. Ci vuole un po' dire come si ottiene questo? Questo olio intanto si ottiene da due piante, come abbiamo detto, il Sisimbrium irio e la borragine. Sisimbrium irio è una pianta di origine indiana, nel Pakistan, queste zone qua. E si trova solo là? Si trova solo là. No, noi abbiamo un altro Sisimbrium, ma non è l'irio, non contiene quella particolare sostanza. Però la borragine, per fortuna. La borragine, per fortuna, ce l'abbiamo. E tra l'altro Plinio di questa borragine dice che è una pianta che dà coraggio, che serve ad incoraggiare, perché... Serve ad incoraggiare, ma come si fa? Si mangia? Si prendeva anche una tisana, probabilmente. Perché contiene anche questa una particolare sostanza che attiva l'adrenalina. Ecco, ma allora come si fa a fare questo olio? Per fare questo olio si estrae intanto dalle piante, diciamo il principio attivo, poi si mette nell'olio. Tutto lì si mette nell'olio. Ma professore, la differenza per esempio che c'è tra la tisana e un decotto? Perché uno si cura con le piante, però. Le piante naturalmente non rilasciano facilmente quello che hanno, anzi, diciamo che sono un po' avare al concederle, però con l'acqua calda si può avere una tisana fatta con foglie o con fiori. Ma se vogliamo estrarre i principi attivi, ad esempio dal legno oppure da una corteccia, bisogna fare il decotto, cioè farlo bollire. Non bisogna metterla soltanto come facciamo con la tisana, diciamo mettiamo le foglie sotto e poi ci mettiamo l'acqua, copriamo. E l'infuso? Questo sarebbe un infuso. Il decotto e infuso sono la stessa cosa? Non è la stessa cosa. Allora, chiariamo. L'infuso è mettere le piante, le foglie, i fiori e versare l'acqua e quindi chiudere, stare più o meno 5-6 minuti. Quello è l'infuso. Il decotto invece si mette a freddo, acqua e corteccia, semi, tutte quelle che sono un po' dure, perché ripeto, la pianta non dà facilmente. Bisogna farla bollire. Sto aspettando Alex Revelli, che è uno storico di gastronomia, di storia della gastronomia. Gastronomia storica. E come auto antiche. Allora, Alex Revelli, ciao. Docente. Salve, professore. Piacere. Gastronomia storica. Bravissima. È lo stesso. Professor Antonio Battista, stiamo parlando. Alex, Susanna non c'è? Oggi no. Verrà. Salutamela. Stiamo parlando di casa, salute. Siamo vicini, ci vediamo spessissimo. Forse ci permettiamo di scherzare così. Di salute e bellezza, vedi questo libro che ha scritto il professor Battista, e chissà quante cose tu hai da raccontare a proposito delle piante, della bellezza. Io stavo pensando che ciò di cui parla il professore è una cosa che ha rappresentato le basi, le fondamenta sulle quali si è costruita la gastronomia poi in seguito, cioè nel Medioevo, che erano i monasteri, il luogo fondamentale per la ricerca, lo studio delle piante, per l'utilizzo anche sanitario. Grazie al... quando dovevano somministrare delle medicine, utilizzavano il cibo e scoprirono che con l'utilizzo di certe erbe o di certe piante il cibo diventava più buono, aveva un sapore diverso, e questo effetto secondario permise di crescere la gastronomia, cioè il mettere dentro le erbe i gusti. Sembra che le erbe oggi le usiamo solamente noi per curarci o per la bellezza, invece
sono stati i fondamenti, i mattoncini sui quali si sono costruiti tutti quei buoni piatti che noi conosciamo. Però, professore, queste erbe che noi mettiamo, aggiungendole ai cibi, le rendono più digeribili, più... Sì, come no, certo, se mettiamo per esempio della maggiorana, lo stesso origano, favorisce la digestione, perché sono piante proprio che sono fatte apposta della digestione. Cioè, ci siamo un po' abituati a questi sapori, perché se uno nasce oggi e gli si mette un po' di origano, insomma, sorci il naso, perché non è una cosa buona, però poi piano piano la mamma lo abita a mangiare. Io mi immagino i taccuini sanitatis della scuola salernitana del X secolo che indicavano l'utilizzo delle erbe per curarsi. E nello stesso tempo, certo, difatti io anche nella storia, non ne abbiamo finito di parlare, c'è anche la scuola salernitana, parlo della scuola salernitana, immagino, ma soprattutto ne parlo al momento in cui Federico II divide la medicina dalla farmacia. E che litigavano anche i ruoli sociali. Allora Federico II, pur di favorire i suoi sudditi, dice va bene, allora il farmacista si occupa di questo e il medico si occupa di questo. Benissimo. E c'è una bella immagine anche nel libro che io sono riuscito professor, a trovare. Professore, ma qual è un'erba che ci aiuta? Dopo gliela chiedo dopo. Perché volevo dire ad Alex e al professor Battista che adesso noi seguiremo Rosa e le altre, poi continueremo appunto a parlare di erbe, di bellezza, di medicina, di gastronomia, sempre in modo molto piacevole. E la bella donna, Tanto è una pianta velenosa. Vede. Vorrei anche dire che il grande Paracelso è stato uno dei grandi del Medioevo.